Pomeriggio, direttore. No, io volevo soltanto chiederle come valuta la comunicazione romana in genere, anche in rapporto alla piazza inglese e spagnola dove lei ha avuto occasione di lavorare. Senta, io credo che prima forse ho perso un po' esasperato i toni, ma questo è anche un momento personale che evidentemente sta passando perché non è semplice lasciarsi scorrere tutto addosso quando si continuano a scrivere falsità. Io non sono mai pensato ad andare a Tottenham, vero che ho ceduto le offerte, sì, ho anche detto, così come ho detto dal primo giorno, che sarei stato qui fino a che non sarei andato via. Quindi per me non c'era neanche bisogno di chiarire tutto questo. Evidentemente non è che uno possa essere impermeabile a tutto quello che si dice, a volte i toni vanno un pochino oltre, questo se qualcuno si sente offeso mi chiedo scusa. Ma evidentemente quello che come dire, l'ossessione che c'è nei confronti della Roma, che tante volte, io ripeto, noi ci siamo resi più o meno disponibili per tutti, quantomeno per essere delle altre fonti affidabili, no? Quindi, attendibili. Ci siamo sempre resi disponibili per fornire anche la nostra versione, che uno potesse verificare l'adeguatezza o meno di certe notizie. Poi puntualmente, quando veniamo consultati, diciamo così, il giorno dopo si legge sempre, sì, Pallini ha detto che sì, però ragazza. Questo accade anche all'estero, accade anche in Spagna, accade anche in Inghilterra, oppure no? Ma no, Oppure. l'erba del vicino non è mai solo verde. Sempre, ci sono problemi da tutte le parti. Ovviamente nelle esperienze precedenti che ho vissuto non mi sono mai trovato così tanto dentro a questa confusione e quindi mi fanno pensare che fossero molto meglio, però magari sono stato soltanto fortunato.